Il 27 marzo scorso a Barcellona si è tenuto un concerto al palazzetto con il più grande raduno di persone al chiuso dall'inizio della pandemia e il primo appuntamento del Festival per la Cultura Sicura, iniziativa promossa dalle istituzioni catalane che ha l'obiettivo di valutare se eventi come questi si possano svolgere in sicurezza. Al concerto sono state presenti 5.000 persone che si erano precedentemente sottoposte al tampone antigenico, hanno dovuto indossare obbligatoriamente la mascherina, ma non è stato necessario il distanziamento fisico. Oggi sono arrivati i risultati di questo esperimento. Non ci sono segni che suggeriscano che ci sia stata una trasmissione all'interno dell'evento, questo è il responso. Gli ingressi sono stati scaglionati, divisi in quattro punti di accesso e ad ogni persona è stata misurata la febbre, consegnata una mascherina FFP2. All'interno del palazzetto il pubblico era diviso in tre zone, ciascuna con i suoi bagni e servizi bar separati. L'impianto di ventilazione è stato acceso al massimo. Nei 14 giorni successivi sono stati diagnosticati 6 casi positivi tra gli spettatori, ma per almeno 4 di loro è stato constatato che il contagio non è avvenuto al concerto e comunque nessuno ha provocato ulteriori contagi. I Love Lesbian, la band che si è esibita, ha ringraziato gli organizzatori e i consulenti scientifici dell'evento. Su Twitter ha scritto: "Ci auguriamo che d'ora in poi, dopo questi ottimi risultati, il mondo della cultura venga ascoltato come merita."